è stata una discarica sociale in cui sono segregati i bambini vivaci, soltanto vivaci, che però avevano come tara personale il fatto di essere figli di poveri o soprattutto in molti casi di donne nubili. Sì, mi ricordo, era una casetta grande, io ero lì, non stavo bene, è impossibile stare là dentro, è impossibile. Ti legano, ti danno le medicine, ti fanno le punture. Mi ricordo che scappavo e poi avevo l'infermiera che ci arrabbiavano. Era un luogo di turbamento enorme, solo a pensarci. C'era un silenzio assoluto. Questi bambini erano dei piccoli adulti tristi. Erano bambini rotti e questa è stata, lo sono diventati rotti, soprattutto stando qui dentro. Ci mandavano in cortile grande, fuori, o qualcuno litigava, prendevano le suoni e ti strozzavano con lo suolo. Erano legati alle panchine quando stavano nel giardino, legati ai letti, legati. Uno era legato a un termosifone che poi si è bruciato. Non venivano chiamati bambini dagli infermieri nel parlare tra di loro, li chiamavano gli arnesi, cioè oggetti a tutti gli effetti. Poi c'era uno che stava male, poverino, non aveva respiro. Io ho detto stai calmo, che adesso chiamano l'ambulanza e ti portano all'ospedale. Ed è morto lì sul letto. Vivevano nelle loro feci e molto spesso si toglievano loro i materassi perché così non si sporcassero. Io oggi mi sento bene, ho superato quello che devo superare, sono libero adesso.